Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI, in particolar modo noi del TG3. Una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa. Oggi siamo qui per ricordare il sacrificio di Ilaria Alpi e Mina Hrovatin, ma anche per testimoniare l'impegno della RAI per un'informazione libera da censure e da bavagli. Ricordare Ilaria Alpi e Mina Hrovatin ci obbliga a tenere presente che la loro storia, la storia della ricerca della verità sulle guerre, non è un impegno finito con la fine delle loro esistenze terrene. E credo che oggi il miglior tributo alla memoria di Ilaria e Miran venga dal lavoro di centinaia dei nostri giornalisti che lavorano adesso in Ucraina e in Italia, sul campo e nei rispettivi ruoli, in una fase così drammatica della nostra storia. Oggi come allora è un lavoro pericoloso, difficile e cruciale per la democrazia. Come dirigenza RAI siamo impegnati a difenderlo, sostenerlo e promuoverlo. Quella fu una giornata dura per tutti, una giornata che nessuno si attendeva e toccò a me dare la notizia davanti alla telecamera perché avevamo condiviso tante cose, eravamo anche amici. Lei era la più giovane del gruppo, avevamo un rapporto di grande piacevolezza, di grande semplicità. Questo impegno è stato molto, molto doloroso, molto duro. Questa panchina è memoria vivente su chi è morto per il diritto e il dovere di informare. Non sprecare che non sai la cassetta finita.